Ciao ragazzi! Allora, oggi faccio un video haul perché sono stata in un negozio di belle arti qua a Los Angeles che è una cosa vergognosamente atomica. Io penso che anche chi non è appassionato d'arte rimarrebbe senza fiato, quindi tutti quelli che sono appassionati d'arte o che dipingono, o che disegnano o che fanno accademie, scuole d'arte rimarrebbero scioccati come sono rimasta scioccata io. Ho fatto anche una brevissima, piccolissima ripresa, però ho chiesto a uno dei commessi se potevo tornare magari con calma e fare delle riprese un attimino, insomma, fatte meglio, anche perché fra qualche giorno mi arriva la nuova telecamerina, cioè proprio non webcam, ma la telecamera, perché qui comunque certe cose costano meno, quindi l'abbiamo presa. E ho chiesto appunto se potevo farlo, lui non lo sapeva ma mi ha dato il nome dello store manager sostanzialmente e mi ha detto di parlare con lui e di chiedere. Loro su queste cose qua sono molto precisi, cioè alcuni non si fanno problemi, però è sempre meglio chiedere prima. E niente, adesso sentiamo cosa mi dice. Se mi fa fare una ripresa tranquilla, insomma una cosa così all'interno del negozio, ve la faccio perché veramente, ragazzi, devo farvi vedere com'è. Comunque alla fine di questo video metterò le immagini che ho ripreso oggi, ma sono veramente poche e veloci, quindi non vi aspettate niente, insomma, non so se si capirà, però vabbè. Niente, quindi ho comprato alcune cose. Le cose che ho preso sono cose o che mi servono perché non le avevo, oppure strane che non avevo mai visto e che volevo provare. In questo negozio hanno il mondo, cioè veramente hanno tutto. Io sono sconvolta da quante cose hanno, marche, strumenti che io non ho mai visto, insomma, cose di tutto, appunto prodotti per belle arti nello specifico fino a anche cose per bambini, cose per lo scrapbooking. Cose per il bricolage, insomma di tutto. E niente, allora vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, intanto ho il pacchettino. C'è scritto, vedete, Blick Art Materials 100 Years dal 1911 al 2011. La prima cosa che vi faccio vedere è questa cosa qui, e cioè la customer membership. In quasi tutti i negozi, soprattutto cioè nelle catene di negozi qua in America, almeno qua a Los Angeles, ti fanno questa specie di carta, di tessera, insomma, come fanno da noi del resto, non è che sia niente di esaltante. Però in questo caso la cosa carina è che loro te la fanno, vale un anno. E te la fanno lo stesso anche se non sei residente, anche se insomma a me non hanno creato problemi. L'importante è dirgli che sei o studente o insegnante. La prima cosa che vi faccio vedere sono i colori. Considerate che io tornerò a comprare molte molte altre cose, quindi sicuramente vi farò vedere molti molti altri prodotti, sia in questi mesi ma sia anche quando tornerò a casa, perché farò una grande scorta. Anche perché con il cambio euro-dollaro adesso veramente conviene tanto. Allora, vabbè, intanto mi sono presa degli acrilici perché qua sto lavorando con gli acrilici e quindi mi mancavano dei colori. Mi ero portata, come vi ho fatto vedere nel video della valigia, mi ero portata i tubetti della Polycolor, ma erano i colori base, quindi il rosso, il blu ciano, il rosso vermiglione, il blu ciano, il giallo e il bianco. Per carità, con quei colori io riesco a fare veramente qualsiasi cosa, però visto che comunque devo provare delle nuove marche e lì ce ne sono tantissime che voglio provare, ho pensato di prendere i colori che mi mancavano. E quindi ho preso tre marche diverse. Allora, una la conoscevo già e è la Liquitex, e ho preso un blu oltremare della linea, quella Professional Acrylic. Non la vedete mai da vicino perché ho tolto il fuoco automatico, quindi non la vedrete mai. Linea Heavy Body, che avevo già preso, già provato,
e mi serviva il blu oltremare e quindi ho preso quello della Liquitex, perché qui, mentre da noi costa, ma veramente l'ira di Dio, sa chi frequenta i negozi d'arte li sa, tipo io il tubetto stessa grammatura, quindi questo è da 59 ml, comunque insomma, non è piccolissimo, è abbastanza. Lo stesso tubetto del viola che vi ho mostrato ancora nell'ultimo video che ho fatto, l'avevo pagato una roba tipo 8 euro. Questo qua invece l'ho pagato, vi dico subito il prezzo è 4,49 dollari, quindi 4,50 dollari, e 4,50 dollari, facendo la proporzione in euro attualmente sono tipo 3,30 euro, quindi già contro gli 8 euro che ho pagato in Italia. Infatti io prima di partire, grande scorta di Liquitex, perché mi piacciono da morire, sono veramente fantastici, hanno una texture meravigliosa, hanno una resa stupenda, belli, belli, belli. Poi ho provato una marca che avevo trovato online, avevo già sentito, insomma, conoscevo già di nome, non ho mai provato perché in Italia io non riesco a trovarla sinceramente, e avevo anche intenzione di ordinarla online, ma visto che qua c'è, yeah! Ed è la Golden. Si legge? Sì. La Golden, e di questo ho preso un giallo ocra che mi serviva, ho preso tutti i colori che mi servivano soprattutto. Questo qua, la Golden Acrylics, ed è, penso, la linea sempre Heavy Body, infatti Heavy Body Acrylics. 100% acrilico, emulsione di acrilico polimerico. Vabbè, e quindi ho preso questo e vi dirò com'è perché non ho ancora assolutamente un'idea di come sia. E di questi qua non vi preoccupate perché ci saranno tante prove su strada. Poi l'altro che ho preso è questa marca che appunto io non avevo mai sentito. Non conoscevo e la provo quindi adesso per la prima volta, è una linea che si chiama Atelier Interactive, non l'ho detto mai, Artist Acrylic, io ho preso la terra bruciata e qua c'è scritto che è della Chroma, che è una ditta australiana, made in Australia, quindi poi vi metterò magari i link, eccetera, anche di questo vi farò una prova. Mi sembrava bello, poi al di là di tutto magari sono anche così, se devo fare un acquisto di getto senza conoscere un marchio o qualcosa, vengo attirata anche da magari il packaging, o comunque basta sentire, no? Sentire la consistenza, quando l'acrilico il tubetto ha una bella consistenza, bella in ferma, ecco, non so come spiegarvelo, è bello sodo, cioè bello sodo questo acrilico, vuol dire che ha appunto una consistenza abbastanza buona di solito, poi è tutto da valutare una volta sulla carta, insomma. Ecco, e quindi questi sono i tre colori che ho preso. Ho preso appunto, come vi faccio vedere, Liquitex, questo Interactive Chroma, che dovrò indagare qual è la marca, penso Chroma, e Golden, e adesso vediamo come sono. Poi ho preso una confezioncina piccola di gesso acrilico, perché qua non l'avevo portata perché la mia era un barattolone enorme, non pensavo di averne bisogno, invece mi è venuta un'idea, mi è venuta in mente una cosa da fare e ho deciso di comprarlo anche perché è piccolino. E questo mi è costato, questo mi è costato 5,75 dollari, quindi anche questo, insomma, rapportandolo in euro, prezzo è sui 4 euro, 4,10 euro, ecco, un prezzo più che ragionevole, insomma. Poi la confezione è piccolina, non farò fatica nemmeno a riportarmela indietro, insomma, una cosa grande non mi serviva perché serve. E così anche provo questa nuova marca. Sì, si intitola Artboards Superior Quality Gesso, qua dicono Gesso.
stato qua Made in USA a Brooklyn. Vabbè, comunque vi metto tutti i riferimenti poi. Poi ho preso un pennello che nell'effettivo non è che mi servisse tanto, un nuovo pennello, però intanto è della marca Blick, cioè la marca proprio del negozio, cioè del negozio stesso. Il negozio stesso, che si chiama Blick, produce dei suoi prodotti con il suo nome, con il suo marchio, e alcuni li fa pagare meno rispetto ad altri, altri invece sì, hanno dei prezzi che si equivalgono. Per esempio, tra gli acrilici, così ho guardato, ma non è che avessero prezzi così tanto più bassi, quindi non l'ho preso al momento, poi proverò anche quello, non si sa mai. Comunque questo pennello l'ho preso perché come vedete ha le setole bianche, cioè le setole, a parte che è lunghissimo, ha il manico lunghissimo. Io non amo particolarmente il manico lunghissimo, anche perché appunto lunghissimo ha un senso quando devi dipingere sulla tela, stare dritto, io faccio tutt'altro, quindi non ha per me molto senso, anzi un po' fastidioso. Però l'ho preso per le setole bianche, perché non ho mai avuto pennelli con le setole bianche, prima cosa, che sarà una caschiata assurda, però mi incuriosiva, cioè visivamente mi attirava. E poi perché ho preso un prodotto che adesso vi faccio vedere e che mi servirà, per il quale mi servirà questo pennello come tester, ovvero ho preso questa cosa qua che si chiama Clean Up Kit, il marchio è The Masters. Guardate com'è carino, adesso non riuscirò mai a farvelo vedere vicino, comunque ha questo packaging un po' old fashion che io adoro. Allora, il kit comprende un saponino per le mani, un po' inutile, ma insomma, vabbè, e poi questa confezioncina così, questa giarrettina, con dentro qualcosa che scoprirò una volta che l'avrò aperto. E adesso lo apro, prossimamente lo aprirò insieme a voi. E questa cosa qua c'è scritto dietro che rimuove il pittura olio, l'acrilico, le macchie, il latex e altro. E quindi questo pennello bianco, per fare la prova del 9, per vedere se rimuove veramente le macchie, mi sembrava la cosa più adatta, e vi farò vedere in diretta come funziona. Poi ho preso della serie altre robe strane, che, cioè tipo io in questo kit, una roba così in Italia, non l'avevo mai vista nei negozi dove vado io, perché comunque sono negozietti piccolini, di solito sì, forniti per quanto riguarda magari i colori, i supporti, eccetera, i pennelli, però magari queste cose un po' più, insomma, di cui si può anche fare a meno nella vita, non le hanno. Invece qui hanno veramente il mondo di tutto. Altra cosa che ho preso allora è questa cosa qui, che è sempre un contenitore con dentro, in questo caso una cosa liquida. Non so se riuscite a vedere che è liquido. Sì. Questo liquido bianco, trasparente, opaco, un po' opalescente così. Si chiama Brush Shaper. Sentite il pappagallo che ha appena detto la sua. Brush Shaper. E come fa vedere nella foto, serve appunto per tenere in forma il pennello e per, qua dice, keep expensive brushes like new, cioè tieni i tuoi pennelli costosi sempre come nuovi. E vediamo com'è questa cosa. Vi farò vedere anche questo e vi dirò se funziona o meno. Anche questo costava poco, costa su $3 così. E poi, ultima cosa, ho preso, no, ultime cose, allora, una matita acquerellabile, questa è si chiama Creta Color Aqua Monolight, credo, c'è scritto Austria, io ho preso perché mi piaceva, ma non mi sono, cioè, sono proprio cose che ho preso di getto. La maggior parte di queste, a parte Liquitex e la Golden, che già la sentivo di nome, non l'avevo sentito nominare, ma queste altre marche qui non le conosco, sono veramente sincera. E quindi
ha preso questa, che è grigia, cioè proprio color grafite, e che è acquerellabile, ma la particolarità, la cosa bella è che non è, cioè non è una matita tipo di legno con dentro la mina, è tutta mina. Questa è tutta mina. Ha sopra, cioè la punta è tutta mina e ha un sottilissimo rivestimento che penso sia una specie di plastica sottilissima. E l'ho provata su un pezzo di carta ed era bellissima perché non è troppo morbida, è abbastanza dura come mina. Però si acquerella benissimo. Ho provato con un po' di tipo mi sono del cazzo e ho provato ad acquerellarla, però mi piaceva perché ho in mente delle cose che voglio fare e mi serviva proprio un color matita per eventualmente da sfumare acquerellandolo. Colgo l'occasione per rispondere anche ad una ragazza che mi ha chiesto proprio 2 giorni fa o ieri o 2 giorni fa, mi ha fatto queste domande e mi ha chiesto che cosa si può usare per fare i contorni degli acquerelli senza appesantire tutto quanto l'acquerello e io appunto le ho detto la matita o le matite acquerellabili. In questo caso è una matita color grafite però acquerellabile e quindi ecco magari io adesso la proverò e poi ci faccio sapere. E poi ho preso sul suggerimento di Dani, una ragazza che segue il mio canale, che comunque è tra le mie amicizie su Facebook, anche lei è un'illustratrice, e ho preso dei markers per illustratori, cioè dei pennarelli per illustratori, che sono questi. Allora, due ne ho presi della marca Copic, che appunto mi ha suggerito lei e che guardando un po' in internet eccetera, insieme a Pantone, sembra la marca più famosa, insomma anche più buona. E chiedendo anche alla ragazza del negozio, ha detto che sì, nell'effettivo è la marca considerata la migliore, insomma, per molti motivi. Poi vendono i refill, cioè tu compri questo una volta e poi ti vendono l'inchiostro da mettere dentro per fare il refill una volta che è finito, poi ti vengono addirittura la punta insomma da cambiare nel momento in cui si rovina eccetera, quindi ti compri la struttura del pennarello poi ce l'hai per sempre. Costicchiano perché costavano sui 5 dollari e rotti l'uno, che adesso vi dico il prezzo esatto. Allora, è su 6,49 centesimi, insomma 6 dollari e 49, che però io avendo fatto appunto la membership card ho pagato 4,94, quindi il prezzo è comunque molto accettabile, 3,50 euro, quindi sì, è un prezzo, non è che te li regalano, ecco, però nel senso che se devi comprarti tutta l'intera gamma, poi comunque ne hanno tantissime, proprio uno scaffale pieno di tutti, hanno tutte le sfumature possibili di colore, però insomma non è neanche così proibitivo, cioè non costa tipo 10 euro o 10 dollari, insomma. E ho preso due Copic quindi di questa marca, ho preso un azzurro perché voglio provare il cielo e vedere com'è, e poi ho preso questa cosa qua che si chiama Colorless Blender e che è praticamente un liquido, è una cosa bianca, trasparente, è un liquido sempre fatto nella forma del pennarello e è un liquido che serve sia a rimuovere delle parti del colore sia a sfumare insieme o comunque a sfumare i contorni e mi incuriosiva tantissimo, voglio vedere come viene questo. Cosa, e poi, siccome avevano sempre della loro marca Blick delle cose simili, sempre dei markers, ne ho presi due e ho preso sempre un azzurro per vedere la differenza e un color carne. E niente, cioè, questi acquisti qui in realtà dei markers sono abbastanza fatti a caso, nel senso che io non conosco assolutamente, non so assolutamente niente di questo mondo, ecco. Non so come si usano, però curiosità, voglio vedere com'è, voglio vedere se ci riesco, se mi piacciono, eccetera. Ultimissimissimissima cosa che ho preso
questa, ovvero è una tavoletta di legno già montata come una cornice, vedete? Nel senso che ha questa specie di ha questi listarelli, di legno come una cornice, in modo che eventualmente metti due chiodi e la attacchi così, senza una vera e propria cornice, a nudo. E questa qua è sempre Blick Studio, quindi Blick Studio è la loro marca. Artist Board, praticamente è una tela, cioè una superficie fatta come una tela, perché è canvas-like, quindi non è proprio una tela, su legno. Quindi c'è a due strati, quello più scuro che vedete, quello più chiaro è la listarella di legno tipo cornice, quello più scuro è questa specie di legno pressato molto, molto rigido e spesso, e sopra ha applicato questa superficie bianca su cui dipingere. E volevo provarla perché mi è venuto in mente un quadretto da realizzare. E quindi ho detto, vabbè, di queste cose qui avevano una sezione intera, cioè vi giuro ragazzi, c'è da perdersi, ma da perdere proprio le ore, le giornate dentro questo posto, perché io ho sempre usato fino adesso soltanto carta, sempre solo carta o compensato, ok? Proprio il massimo del massimo. Quindi non conosco il mondo del legno telato, il legno preparato, avevano ma veramente di tutto, con spessori infiniti, avevano anche dei blocchi che avevano uno spessore, non così, ma tipo grosso, grosso così, cioè una cosa grossissima, di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, con prezzi tutto sommato accettabili, perché anche questo l'ho pagato, mo ve lo dico, questo cos'è? Artist Board, ok, questo qua l'ho pagato con lo sconto, sempre costava 6,53 dollari, l'ho pagato 5,75 dollari, quindi sempre sui 4 euro, ottimo insomma, ed è misure, ve lo dico, 8x10, sì, però vanno in inches, vabbè, comunque fate conto che è come una 4, vedete? Ecco, niente ragazzi, questi erano tutti i miei acquisti da Blick, che è questo negozio fantastico. Sarà venuto fuori un video infinitamente lungo e non so, adesso vediamo se lo metto lungo o meno, però così. Poi di tutte queste cose che vi ho mostrato vi farò le prove su strada, assolutamente, soprattutto di queste cose qui. E, no, vabbè, di tutto vi farò le prove su strada, quindi. Niente, spero che vi sia interessato, vi metterò tutti quanti i link, eccetera, tranquillamente sotto, insomma, se trovo riferimenti. Vi metto anche il link del sito del negozio, che così andate a vedere tutti i prodotti che hanno, e se alcuni di quelli che hanno ve li appunto recensisco, io vedo che sono buoni e vi interessa prenderli, sapete poi che magari potete ordinarli online, eccetera. O magari cercate di trovarli in Italia, non so. Basta, per adesso è tutto, vado perché è appena arrivato mio fratello per lavoro qui, sarà qua 2 settimane e vado a prenderlo, è arrivato qua sotto casa praticamente, e quindi scappo a prenderlo, vi mando un bacio infinito e vi saluto e alla prossima, ciao! Dunque, siamo arrivati al negozio, questo qua si chiama Blick Art Materials, spero che riusciate a leggere, e qua siamo sulla Beverly, sulla Beverly Boulevard. Adesso entriamo, vediamo se riesco a riprendere e faccio una prima veloce ripresa di com'è questo posto. Non ci sono mai entrata, ci entro la prima volta adesso. Allora, questo è l'interno del negozio. Le riprese sono proprio bruttine e le ho fatte con la macchina fotografica, quindi vedrete molto male, ma è solo per darvi un'idea della grandezza e di tutti i materiali che vendevano. Vendevano veramente di tutto. Qua vedete colori su colori, questo era solo il reparto delle tempere e di tutti i vari media per questi erano gli spray, gesso spray, poi
Guardate qua sulla parete in fondo, qui tutte le tele possibili e immaginabili già pronte. Poi vendevano le attrezzature per farsele in casa. Poi, che altro? Considerate che queste riprese le ho fatte di nascosto, quindi sono andata molto veloce. Guardate quanto è grande, incredibile. Qua c'erano tutti i manichini, come si chiamano? I manichini, esatto, addirittura il cane e le donnine. Poi gli inchiostri, vendevano polverine colorate che le metti nell'acqua e diventano un inchiostro. Cioè, ma cose mai viste anche, perché poi vabbè. Qui c'era il reparto della carta, quindi tutti quanti gli album di tutti i tipi di carta, per acquerello, per tecniche secche, per proprio tutto, tutto, tutto. E qua c'erano tutte le borse, i contenitori, e poi c'era questa cosa qua che vi faccio vedere nello specifico, magari proverò, che si chiama Aquaboard, e cioè era una tavoletta rigida. E c'era scritto che era adatta per l'acquerello, cioè sopra questo supporto rigido c'era questa penso carta per acquerello.